You come here, ass. No, legalizzarla aiuterebbe soprattutto a evitare situazioni come quella che sto per raccontarvi. Un mio ritorno a casa, in condizioni pietose. Se la legalizzassero mi potrei evitare tantissime di queste situazioni. La scena era stata più o meno questa. Torno a casa, ora di cena, ho fumato, quindi testa bassa, dritto in bagno. Mi guardo allo specchio. Lo specchio guarda me. Io guardo lo specchio. Parte la gara chi ride prima. Dopo 2 minuti non so più se io sono me stesso o il mio riflesso. La cosa mi terrorizza. Una voce mi chiama: è pronto? Chi è pronto? E a fare cosa soprattutto? Neanche il tempo di rifletterci grido: chi? In risposta alla cena mi rispondono anche dall'altra parte, per farvi capire in che cazzo di casa abito. Quindi esco dal bagno per andare a cena. Intanto penso: ah, la cena, eh? Che invenzione. Un pasto serale per saziare gli stomaci affamati di lavoratori instancabili prima di riposare le membra stanche nel proprio giaciglio. Mi rendo conto di aver esordito con questa frase a tavola. Due signori, nella penombra, mi scrutano. Uno alto, pelato, ha 6 figli, l'altra più bassa, anche lei 6 figli. Io, perspicace, faccio notare la coincidenza. E come è andata la giornata, esordisce il pelato, devo solo rispondere qualcosa di banale che non desti sospetti. Nella mia testa scorro le possibili alternative. Le prime due sono parolacce, no. La terza mi salva. Bene, facilissimo, bene. Le altre due ancora parolacce. Quindi bevo un goccio d'acqua per combattere la secchezza delle fauci e salivare, e dopo 3 minuti con il pelato che mi guarda con un'aria interrogativa rispondo: bene, cazzo. Qualcosa è andato storto. Mi scuso. Arriva il primo, pasta al ragù. Mi piace. Esulto compostamente. Poi separo la pasta dal ragù. Voglio sentire distintamente i sapori. Mangio la pasta, nel frattempo arrivano i profiteroles, mi rendo conto di non aver ancora mangiato il ragù. Con la forchetta allargo un buchino nel profiterol. Sì, sì. E infilo minuziosamente il ragù. L'operazione richiede un bel po' di tempo. Sollevo lo sguardo. I due signori non ci sono più. È notte inoltrata e sto mangiando profiteroles a ragù da solo sul terrazzo. L'indomani mattina mi sveglio, di fronte a me c'è la donna misteriosa. Mi guarda e mi dice: Davide, tu ieri sera avevi gli occhi bordeaux. Tu ti fumi le canne. Poi sapete come parlano le madri coi propri figli di 20 anni, no? Quando parlano di erba. Tu ti fai le canne di droga, Davide? Eh? Tu ti fai le siringhe di marijuana. Ma di cosa cazzo stai parlando esattamente, mamma? Tu ti rendi conto che fumare marijuana può portare alla completa perdita della memoria? Cosa hai da dire a tua discolpa? Non mi ricordo la domanda.